Quando un amore non è corrisposto si soffre, però bisogna avere la lucidità di ragionare e di rendersi conto di qual è realmente la situazione. Perché non ti corrispondo? Una persona non ti, ti può non corrispondere perché è impegnato con un altro o con un'altra e quindi non vuole mettere in discussione la sua relazione, anche se magari non è del tutto coinvolto completamente con quest'altra persona. Oppure è attratto, ha nella testa un'altra persona e e quindi eh, semplicemente non ti vede, perché noi quando siamo focalizzati su eh, una persona tendiamo a escludere tutto il mondo esterno. Un altro motivo può essere semplicemente che per qualche motivo non è attratto da te. Ora, eh, una volta che hai capito, diciamo, qual è il motivo, poi ci possono essere infiniti motivi logico-razionali per cui non ti corrisponde, perché... Eh, sa che tu vorresti un tipo di relazione mentre lui o lei ne, ne vuole un altro, oppure mh, per mille motivi logici di natura sociale, economica, culturale, guarda, ci possiamo sbizzarrire. Però una volta che hai capito per quale motivo la persona non ti corrisponde, ed è molto importante capirlo, puoi eh, fare dei tentativi per riuscire a conquistarlo, cambiando fondamentalmente il tuo comportamento, in modo tale da cambiare la percezione che lui o lei può avere di te. E questi cambiamenti vanno ovviamente fatti in modo mirato, Devi, eh, la condizione migliore per farlo è quella di entrare nell'ottica dello sperimentatore o della sperimentatrice, per cui mandi degli stimoli, dei cambiamenti comportamentali vedi la, la reazione e sulla base della reazione vai a ricalibrare i, i nuovi comportamenti. Ora però potrebbe anche verificarsi il caso che utilizzando le migliori strategie non, eh, questa persona comunque per eh, i motivi che in ogni caso è bene a, aver individuato non, continui a non, non corrisponderti. Allora in questo caso ovviamente l'unica arma che è a disposizione è il tempo, perché tieni presente che il tempo trasforma le cose, siamo sempre in continuo cambiamento, anche nelle relazioni sentimentali, ciò che oggi ti unisce domani ti può dividere, una persona che oggi ti rifiuta domani potrebbe ricercarti, perché avvengono dei cambiamenti. Tu comunque hai seminato qualche cosa dentro e adesso devi eh, attendere facendoti ovviamente la tua vita, quindi perché se no eh, passerai eh, il tuo tempo prezioso perché è la cosa più preziosa che abbiamo ad attendere qualcuno che, eh, che o qualcuna che magari non arriverà mai o comunque non lo sai per cui è fond di fondamentale importanza anche proprio eventualmente per eh, avere diciamo poi la possibilità di conquistare questa persona di eh, goderti la vita goderti le emozioni cercare una tua stabilità, un tuo equilibrio e poi eh, è molto importante, una volta che tu hai fatto tutto questo, eh, renderti conto dopo un certo tempo, in ogni caso, che cosa senti, che cosa provi ancora per, per questa persona. Eh, perché se... Eh, avendo trovato un tuo equilibrio, avendo trovato delle situazioni diverse, ti rendi conto che eh, è diminuito il livello di interesse, eh, beh allora forse non vale neanche più la pena stare diciamo, a riflettere su cosa fare per, per questa persona. Se invece l'interesse è ancora alto significa che beh, probabilmente il tuo amore verso questa persona era un amore profondo, però devi continuare comunque a fare le cose che, che ti piacciono, ad avere anche delle relazioni, perché l'unico modo per capire quanto tiene una cosa è sperimentarne un'altra, se voglio sapere quanto sono buoni per dire gnocchi e ragù dovrò mangiare altre cose per capire, per fare un confronto, altrimenti diventa soltanto un'immagine idealizzata e non riesci più a, a fare nessun, far nessun confronto, a, non riesci più a realizzare nulla. Eh, tieni presente che non è detto che poi possa accapitare che questa persona in qualche modo si coinvolga, però puoi sempre tenerlo comunque nel tuo cuore, nulla ti impedisce, nulla ti vieta di continuare ad amare questa persona, l'amore è un'energia, quindi noi possiamo comunque tenere questa persona nel nostro cuore e sarà comunque un qualcosa che possiamo portare sempre con noi, che ci potrà fare sempre compagnia, anche se non si concretizzerà magari su un piano materiale. Non è una magra consolazione, perché comunque avremo sempre dentro di noi un'emozione, e avere dentro di noi un'emozione è comunque in ogni caso positivo, e quindi anche un amore non corrisposto può, eh, può farci stare meglio di quanto saremmo stati altrimenti. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ti invito a seguirmi sul blog http www.soluzionevip.com Ciao!